Finalmente! Finalmente, cazzarola! Allora, mi vedete iniziare questo episodio col mio solito tono incazzato perché... Allora, ho parlato con Kay, l'ho invitata fuori, questo ha triggerato il prossimo evento, ma indovinate? Un altro giorno di pioggia, quindi di nuovo a sprecarlo in altri appuntamenti che non mi hanno portato a niente. Aspetta che passa il giorno di pioggia così puoi riparlare con Kay per far questo e avere finalmente i grow points, Cristo santo. Ma guardate se non mi ha rotto veramente il gioco. Madonna che rompipalle è stato Blue Reflection, non lo facciamo così rompipalle, Ma seriamente, vai. Livello 32, cazzo, è vero. Io credevo che... Non sapevo non si potesse fare rapporto se non avevi il livello necessario. Pensavo il livello necessario serviva solo per andare avanti. In realtà, guarda, guarda. Come vi ho detto, non mi era mai successa a me sta cosa, vabbè. Allora, qui giù ci deve essere un conversation topic, l'ho già raccolto. No, l'ho già raccolto off camera, mi dispiace, ma... Era lì sulla ringhiera di ferro. E si vedeva nello sfondo dell'episodio. Ora... Posso andare avanti alla storia o devi rompermi il cazzo in un'altra maniera? Ecco, punti necessari... Direi di sì, Cristo. Te guarda quanto mi ha rallentato. Madonnina, vai, facciamoci un altro livello. Ok. Attacco 15, perfetto. Ora poi portiamo un attimo su anche le altre cose. Vai. Le skill un po' generiche che... Forse ci possono aiutare nella zona della paura e della rabbia, che come sapete quelle zone sono abbastanza strane. Allora, vediamo un attimo, completiamo Lily Vortex, ecco, che è un'altra skill che usiamo tanto. Vediamo un po' il frammento, un nuovo frammento di Kay, quello che ho ottenuto, per cui... Ah, Battle Spirit, ok, però non va bene per... Dicevo, non va bene per le skill di attacco. Ecco, vai, questo è un frammento passivo, quindi. Ok. Ora, fammi salvare il gioco che non voglio altre rotture di palle. Ragazzi, mi scuso per l'episodio precedente. Mi scuso veramente per l'episodio precedente. Credevo di riuscire a chiuderla in un qualche modo. E invece niente, è il giorno di pioggia. E gli eventi che non portano a grow points. Madonnina santa. Che episodio inutile. Ma neanche me l'aspettavo che ci fosse un episodio così inutile. Allora, adesso torno a casa, sì. Ecco. No, prima invitiamo qualcun altro, guarda, allora. Andiamo a invitare qualcun altro, perché così magari ci facciamo forse un altro livello, chi lo sa. Allora, andiamo sul Courtyard e parliamo con Chihiro. Oh, Yuri l'avevamo già invitata, no? Yuri mi sembra non l'avevamo invitata. Ah, intanto qui si è azionata un'altra nuova missione. Cosa dovrei fare? Allora... Parliamo con Chihiro. No, vabbè, guardate, la faccio dopo. Ora si è perso veramente tanto tempo, In vita. Anche il conversation topic lo raccolgo dopo. Ora mi sono veramente stufato. Allora, station. Alla stazione, ok. Saltiamo il dialogo. E vediamo se poi ci porterà a un nuovo evento. Ok, allora. No, continuare a lavorare duro, entra nel bagno che magari mi sblocchi poi le cose per aumentarmi un po' gli HP, gli MP, eccetera. Think, I'm something, però è sempre la stessa canzone, mi sa che Inako non conosce molto di musica. Allora, siamo pronti per andare avanti? Sì, siamo pronti! Capitolo 8, l'altro lato di un pensiero, vai! Oh, meno male. Allora, in pratica adesso si rivà da Mao nella classe B. Ecco, infatti, Inako Sarasa ci cerca. Seguimi. La classica inclinata di testa dei personaggi degli anime quando non capiscono. Che cosa c'è? Che cosa sta succedendo col ruolo da protagonista nella recita? Ho sentito che stai facendo delle audizioni contro Mao. Perché? Perché non vuoi quel ruolo? Non è proprio così. E allora perché? Nishida e io volevamo entrambe te come la sirenetta. Sei preoccupata di ritornare sul palco qualcosa? Ha a che fare col tuo ginocchio? No! Scusa riguardo questo. Ma non ha solo a che fare con la mia ferita.
voglio davvero fare impersonare la sirenetta. E allora perché non posso prendere il ruolo così alla cieca senza considerare i sentimenti di Mao? Ho bisogno che lei mi accetti per prima cosa. Qualcosa è successo tra te e Mao? Non dovrei dire a Sarasa di quello che ho visto nel suo frammento. Va bene, fa quello che devi fare. Non è nei tuoi piani perdere, giusto? Sarasa? Sì, sicura di vincere. Certamente. Vedete? È una tsundere. Sarasa è senza dubbio una tsundere. Allora. Ok, dunque, cosa si fa qui? Ah, Curtria. No? Cosa si deve fare adesso? Ah, ok, le audizioni sono domani. Penso che andrò a casa a prepararmi. Prima però, ora che siamo nel capitolo 8, voglio un attimo andare nel common e vedere se posso creare i due oggetti per la ragazza che mi richiede la missione. Tanto vedo che è come un giorno libero, nonostante siamo nella storia principale. Vai. Allora, eccolo qui, vai. Questa è acqua. Madonna. Perché questi commenti stupidi? Allora, Memory of Love e Monstruizer. Perfetto, vabbè, non ho neanche detto i nomi giusti, però. Ecco, vai, Memory of Love si può fare. Perfetto. Allora, Monstruizer, dov'è? Eccolo qui, lo si può fare, perfetto. Allora andiamo subito a consegnarlo alla ragazza. Allora, qui si esce adesso dal common, dai. E poi si va avanti alla storia. Ve lo prometto, ragazzi. Ve lo prometto davvero, guardate. È stato molto imprevista sta cosa. Abbiamo avuto qualche piccolo contrattempo. Come Cortex dice a Uka Uka nel 3. Ah, è vero, questa cercava le lenti a contatto e bisognava ridargliele. È vero, me lo ricordo. Vai. Ci ha dato ricette per... per nuovi oggetti, ecco, che poi ci saranno utili per altre quest. Allora, qui vicino a Chihiro, se non mi ricordo male, c'è un conversation topic. Però devo raccoglierlo senza... è difficile raccoglierlo... Ecco, vai, senza parlare con lei. Ok, perfetto, allora. E direi che adesso... Qui nel Curtir c'è un dialogo? Ma come? Ah, ecco, con Chihiro qui! Oddio, non ho salvato però adesso. Vai, l'ho beccata a culo! Scusa se non l'avevo notato. Vai, altro evento con Chihiro. Perfetto, allora. Frammento. Niente però, grow points, peccato. Allora, diamo un frammento. Diamolo a Yuzu, ne ha veramente pochi di frammenti. Allora, Lily Vortex... Vediamo un po'. Qual è? Eccolo qui. Time stop. Oh, perfetto. Rallenta il turno degli avversari. Ok. Adesso direi di salvare un attimo. E andare finalmente avanti con la storia. Dai, che pizza. Vai. Questi eventi comunque mi porteranno a qualcosa, eh. Vai, perfetto. Allora, adesso a casina. Ecco, home. Hinako's home. Direi. Non c'è nulla da fare, tanto non ce le fanno invitare le ragazze durante la storia principale, solo nei free time event. Devo solo continuare. Ok, niente. Facciamo un po' le cose del bagno, che tanto... Forse ci sbloccano le altre cose. Ora, siamo pronti per andare avanti alla storia, direi. Andiamo avanti alla storia, che ora è molto importante. Cazzo, credevo entro l'episodio 1 già di far tutto questo, ma in realtà no, guardate, 9 minuti, non ci basta neanche stavolta. E adesso cominceranno le audizioni. Abbiamo le nostre due attrici oggi, Hinako Shirai e Mao Ninagawa. Shirai, per favore. Allora, Shirai adesso comincia con la sua interpretazione della sirenetta incoraggiata dalle gemelle. Fa una buona impressione. Insomma, recitano la parte finale, quella quando la sirenetta si trasforma in schiuma dopo che il principe non l'ha riconosciuta e... Insomma, sapete, la classica fiaba. La fiaba classica, intendo, non quello della Disney dove tutto finisce bene. Perché la sirenetta, vi ricordo, in originale è una tragedia, non una fiaba a lieto fine. Adesso comincia Mao, che con le sue sorprendenti doti di attrice...
fa un'interpretazione assolutamente divina e ammalia tutti quanti. Entra nel personaggio e comincia a recitare. Mo mille volte meglio di Inako. Inako quindi si rende conto di avere un'avversaria davvero tosta. Tuttavia, non appena... cioè, durante la recitazione... Yuzu, che c'è? Non riesco a respirare. Ecco qua. Durante la recitazione di Mao, tutte le studentesse collassano in stato di rampant con aura nera. Come è successo l'ultima volta. C'è qualcosa di sbagliato qui. Stai attenta, Ina. Ecco, mentre recita, Mao va di nuovo in rampant. Come potete vedere, il rampant di tutti i colori. Blu, rosa, rosso e viola. Lo spazio si sta distorcendo. È di nuovo il suo frammento. E veniamo trascinati a forza nel common. Di nuovo. Il frammento di Mao ormai ci sta. Ci ha dichiarato guerra aperta. Ci ritroviamo nella zona della paura. È soffocante. Proprio come quando stava recitando. Sono l'unica il cui corpo si sente un po' molle. Non sei solo tu. Il frammento di Mao è così forte che ci sta mangiando il cuore. A questo punto potrebbe divorare l'interno di tutte noi. È questo perché abbiamo bisogno di stabilizzare il suo frammento. E alla svelta, se falliamo, probabilmente non ci sarà una prossima volta. Possiamo farcela, Ina. Troviamo il frammento di Mao, giusto? Bene, ragazzi. E per questo episodio è tutto. Noi ci rivediamo alla prossima, dove stabilizzeremo il frammento di Mao. È pericoloso stare qui. Devo trovare il frammento di Mao. Ciao e alla prossima.